USB player. Ora siamo nella nostra metà campo, però c'è scappato di notte, ci vado a rinforzare. Sto continuando il mio processo, diciamo, evolutivo, tra virgolette, e niente, sono soddisfatto di quello che sto facendo, di quello che sto portando avanti e insomma è motivo di orgoglio non solo per me, anche per la mia famiglia, ecco, quindi spero che questo sia solo l'inizio comunque di quello che posso arrivare a fare. Sono d'accordo sul fatto che comunque quando inizi a masticare, a sentire, diciamo, a sentire un po' il profumo del calcio dei grandi, sai, magari adesso parlo della mia esperienza personale, essere da Piano Gentile, vedere allenare o allenarti con i grandi campioni, quelli del triplete, insomma, perché insomma era l'anno 2010-2011 comunque. E insomma, poi ripartire da una Lega Pro comunque non la vedo come aver fatto un passo indietro, anzi penso che per molti è importante fare un attimo di gavetta, tra virgolette, per cercare di capire dove si può arrivare. Ecco. Poi penso che è normale che ci sia sempre anche nelle squadre primavera il talento di turno che è già pronto per essere in Serie A, Serie B o comunque già vivere un'esperienza in una prima squadra. E invece non è stato il mio caso, ma non l'ho mai vista come una cosa che potesse dire: oh Roby, adesso è il momento un attimo di che forse non è il tuo mondo. Invece no, l'ho presa sempre nella maniera giusta, nella maniera positiva, è stato un punto di partenza. Il salto tra la primavera e la prima squadra è un salto bello grosso, non tutti sono pronti, secondo me poi il livello un po' si è abbassato negli ultimi anni, di conseguenza è difficile trovare dei giovani che sono subito pronti a vestire le maglie di una Serie A. Ecco. Ti ripeto che secondo me il fatto di fare una gavetta anche in Lega Pro può diventare importante, perché ti completa e insomma parlo dal punto di vista personale, ma anche di molti miei ex compagni che sto sentendo tuttora, è una cosa che più o meno ci unisce, insomma, fare 2-3 anni in Lega Pro uscendo dalla primavera secondo me è una cosa che può dare una mano in futuro, ecco. Quello che sogno da piccolo è sempre che il calcio potesse diventare il mio lavoro, questa è la mia più grande aspirazione, e sono convinto che adesso sia solo l'inizio, e lo spero che sia solo l'inizio, ecco. Non ho mai sognato in grande, preferivo magari vivere un po' alla giornata, e per qualsiasi ragazzo il fatto di voler fare delle esperienze è una cosa che brucia dentro.